un restauro che giunge nei tempi giusti, che ha avuto un valore aggiunto perché in corso d'opera si sono avute altre scoperte, quindi un orgoglio. Dunque, orgoglio grande perché si è riusciti ad avere l'attenzione grande del ministro Franceschini prima e del ministro Bonisoli dopo, della soprintendenza, dei tanti giovani che hanno lavorato per riportare la luce affreschi che nessun milanese vedeva più da 400-500 anni. Ho pensato, chissà il pittore di quella crocifissione com'è contento che è tornata alla luce la sua opera. Quindi davvero l'orgoglio, ma direi anche, se posso aggiungere, l'orgoglio dei credenti, l'orgoglio dei cristiani, perché questo credo sia uno dei luoghi di maggiore spiritualità di Milano, e quindi ritrovare quella spiritualità è davvero importante. Lei è stato ministro, anche lei, della cultura, è fiero anche come ministro della Repubblica che in qualche modo ha avuto a cuore sempre comunque Milano? Credo che davvero chiunque abbia a cuore Milano, questo momento straordinario di Milano, la cultura Milano, non può che essere contento.